E sappiamo che con la morte di Raisi, il regime iraniano, soprattutto Khamenei, ha perso uno dei futuri, una delle speranze nel futuro di prendere in mano la guida della Repubblica, di regime terrorista iraniano. E possiamo veramente affermare e ribadire questa cosa, che prima perdente di questa storia è Khamenei. Oggi, dopo la morte di Raisi, le immagini che arrivavano dall'Iran del funerale, la comunità iraniana in Italia manifesta davanti all'ambasciata. Le chiedo la motivazione che continua a spingervi a lottare nonostante la morte del presidente. Motivo è quella di esprimere la gioia per questo accaduto, in qualche maniera trasferire quello che in questi giorni in Iran si è manifestato. E noi oggi in qualche maniera vorremmo solo rappresentare questa gioia, questa espressione di contentezza. E anche oggi siamo qui per dimostrare il nostro affetto, la nostra gioia verso il popolo iraniano che è sceso in piazza rischiando la vita per la morte di questo famigerato boia delle carceri iraniane del 1988. E siamo qui per dimostrare anche il nostro affetto e solidarietà alla presidente Mariam Rajavi, presidente del Consiglio Nazionale della Resistenza Iraniana, che ha mandato un grande messaggio di affetto verso la popolazione. Per noi è una giornata di lotta, buttare questi terroristi, insomma, un dovere, diciamo, di chi ha questi organi che dirige. Perciò noi facciamo quelli che possiamo, vogliamo essere presenti di fronte a questo regime e anche di fronte del governo italiano, come no, per dire che questi signori, questi sono pericoli non solo per noi cittadini iraniani. Una gioia che poi festeggiate attraverso anche la diffusione di dolci, come sta avvenendo nelle città iraniane. Esatto, esatto. E come avrà sentito, comunque quel giorno abbiamo avuto diverse telefonate dall'Iran che la gente aveva in massa, era andato verso le pasticcerie per poter diciamo fare il rifornimento e quindi distribuire. Festa senza dolci non è una festa, appunto oggi siamo qui per festeggiare e anche distribuire dolci come ha fatto la gente in tutte le strade iraniane.